Sono stati aperti questa mattina i cantieri lungo la strada di pertinenza comunale all'ingresso orientale di Gela. L'appalto, cosiddetto Gela Est, è stato aggiudicato ad un'associazione temporanea di imprese formata da una ditta di Partinico e da un'azienda di Napoli. L'importo lordo dei lavori ammonta a 790.000 euro. Previsti su 32 km quadrati di strade gli interventi che comprendono la scarificazione, la bitumatura e la segnaletica orizzontale sul percorso nevralgico in direzione Vittoria e su due arterie interne nelle adiacenze. Questa mattina sul posto si sono recati il sindaco Domenico Messinese e l'assessore comunale ai lavori pubblici Flavio Di Francesco. Ha un tratto di strada che è stato trascurato per molto tempo e che tutti i gelesi sanno in che condizioni era il manto stradale. Un intervento che sicuramente garantisce più sicurezza e che consente di poter avere sicuramente un accesso più decente rispetto a una strada rattoppata. Sono dei lavori importanti e era una richiesta che insomma si poteva da molto tempo e siamo riusciti insomma finalmente a iniziare questi lavori. Siamo molto contenti anche perché è una strada molto 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 trafficata, come potete vedere anche dal traffico veicolare che c'è alle mie spalle. Quindi sono lavori importanti, è una strada che era dissestata da tempo e finalmente si renderà una strada normale. Per i disagi sono lavori stradali, quindi come tali ci sarà un po' di disagio, ovviamente come potete ben vedere è una strada camminata anche da molti camion, molti auto articolati che ovviamente a causa della mancanza dell'autostrada sono costretti a fare questa strada, quindi ben venga che la stiamo sistemando. Chiaramente gli interventi non sono solo sul tratto di strada, ma anche interventi interni in alcune strade interne del lato est della città.